All'interno del vastissimo regno vegetale, spesso è facile confondere specie simili. Uno dei tanti casi di confusione è rappresentato dalla somiglianza tra il genere di piante Colchicum e quelle appartenenti al genere Crocus. Un'analisi del Colchicum autunnale in dettaglio aiuterà a dissipare i dubbi sulle somiglianze tra specie. Colchicum è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Colchicaceae, con circa 100 specie, distribuite principalmente nell'emisfero settentrionale, in particolare nei paesi del Mediterraneo, in Nord Africa e nel Caucaso. Il nome Colchicum deriva da Colchide, un'antica regione sulla sponda orientale del Mar Nero, e ne indica per l'appunto l'origine. Vegeta a un'altitudine massima di 1700 metri sopra il livello del mare. Preferisce terreni moderatamente ricchi di nutrienti e vegeta in habitat prativi, ambienti umidi e schiarite boschive. In habitat semiombreggiati, invece, sono presenti pochi esemplari isolati. Imparare prima di tutto i periodi d'antesi delle piante è già un buon punto di partenza per evitare facili fraintendimenti. Le specie di colchi comportano fiori senza stelo e sono simili ai crochi. Fioriscono principalmente in autunno e quindi alcune specie sono comunemente note come crochi bastardi, zafferano dei prati o erba da pioggia. Il colchico d'autunno è vittima di una falsa credenza dovuta a una breve fioritura tardo primaverile che serve a portare il frutto avvolto dalle foglie, relativo alla vera fioritura autunnale dell'anno precedente. Da qui la falsa credenza che il frutto avviene in un mese precedente alla fioritura. La fioritura del colchicum autunnale avviene nel periodo compreso tra agosto e settembre. È possibile incontrare ancora qualche raro esemplare nei primi giorni di ottobre, che scomparirà abbastanza velocemente senza lasciare traccia. Il fiore, costituito da 6 tepali, somiglia inizialmente a un calice allungato per poi aprirsi completamente a ventaglio. E il suo colore generalmente varia dal rosa al purpureo, anche se è possibile trovare esemplari tendenti al bianco. Il frutto ha la forma di una capsula ovoide acuta all'apice e compare a maggio. I semi germinano sottoterra in autunno e mostrano la loro prima foglia in primavera. La completa maturazione del seme avviene nel mese di giugno. Gli stigmi sono allungati, clavati e più o meno ricurvi a uncino, ricoperti di papille che garantiranno la fecondazione da parte degli impollinatori. Le foglie maggiori di forma lanceolata, che va ricordato spuntano solo in primavera e appassiscono in autunno, sono larghe dai 4 ai 7 cm e lunghe 3-5 volte tanto. A volte sono proprio i dettagli apparentemente più insignificanti a permetterci di riconoscere correttamente una specie. Infatti, il colchico autunnale presenta 6 stami, a differenza dei 3 delle specie appartenenti al genere Crocus. I sinonimi dispregiativi affibbiati in diverse zone a questa geofita perenne suggeriscono la frustrazione data dalle cattive esperienze passate in cui l'uomo l'ha confusa per una specie commestibile, dovuto più che altro alla sua ignoranza in materia botanica. La tossicità della pianta crea problemi all'uomo anche per via degli allevamenti, in quanto il bestiame spesso si avvelena brucando l'erba. Nei bulbi e nei semi del colchico è contenuta la più alta concentrazione di una tossina chiamata colchicina. Questo alcaloide blocca la mitosi prevenendo la sintesi del DNA e la polimerizzazione della tubulina. Dosi di colchicina superiori a 0,8 mg risultano fatali per l'essere umano, provocando un calvario caratterizzato da complicanze a diversi organi vitali, che conducono alla morte del soggetto intossicato. In epoca pandemia da coronavirus, alcuni studi suggeriscono che la colchicina contenuta nel colchicum autunnale potrebbe essere utile nella gestione del Covid-19 per la sua capacità di interferire nei meccanismi patogeni legati all'infezione da SARS-CoV-2. Il colchicum autunnale è un ingrediente importante nella maggior parte delle preparazioni a base di erbe. È un'erba molto utile e i medici l'hanno ampiamente usata nel trattamento di diverse malattie, tra cui leucemia e malattie allergiche, e anche come diuretico. Originariamente era usato per trattare i disturbi reumatici e soprattutto gli attacchi di gotta. Veniva utilizzato anche per i suoi effetti catartici ed emetici.
oggi è utilizzato principalmente in campo farmaceutico nel trattamento della gotta e della febbre mediterranea familiare. Sebbene il colchicum autunnale non sia raro o minacciato, elencato nel Red Data Book di diversi paesi, ha i suoi limiti di distribuzione. Ricordando che la Red List per la conservazione della natura contiene solo i nomi delle specie in via di estinzione, invece il Red Data Book contiene le informazioni sulle specie che sono sull'orlo dell'estinzione. Per questa specie si sono verificati cali di densità di popolazione a causa di minacce quali agricoltura intensiva, drenaggio dei terreni, aratura e risemina dei prati. I programmi agroambientali che supportano l'agricoltura a basso input possono favorire la crescita della popolazione. Ricordiamoci sempre che il regno vegetale è la forza del nostro territorio, la base di vita complessa da cui dipende la struttura di un ecosistema che garantisce anche la nostra sopravvivenza.